lost and lost her room. Shut up! I'm trying to play video games! Come va vicini di casa? Io sono Big House ed oggi siamo su un nuovo indie horror. Se vi piacciono i giochi horror, forse andrete pazzi anche per le creepypasta. E The Midnight Game è un gioco ispirato proprio a una di quelle. Mi ricordo di aver giocato qualcosa di simile al capodanno dell'anno scorso, si chiamava The Midnight Man, l'uomo di mezzanotte, ed è appunto l'entità che si risveglia, si evoca, con questo rito pagano. Comunque, se non eravate ancora dei vicini di casa mesi fa, vi suggerisco di andare in descrizione dove trovate il link al video su The Midnight Man, l'uomo di mezzanotte che ho giocato mesi fa. Naturalmente giù trovate anche il link per scaricare questo gioco, mi sa tanto che ci sarà da urlare. Signore e signori, che il gioco abbia inizio, The Midnight Game. Ma è carina come casa. Un po' spoglia, ma vabbè. C'ho l'Xbox? Si può prendere? Uee! Dove è andata? L'arredamento comunque non è male, è un po' tetro. Ah, mancano 4 minuti a mezzanotte, beh. Certo che in questa casa un po' più di tinte colorate non ci starebbero male, eh. Cosa c'è in frigo? Bagno. Qui non so cosa c'è. Questa è la stanza da letto? Mr. Cuddle! Mr. Cuddle, mi fa piacere vederti. Come stai? Dopo un po' di tempo. Sei un po' ingrassato, eh. Cioè, sei bello grande. Questo è per tutti quelli che in un vlog mi chiedevano: quando torna Mr. Cuddle? Posso raccoglierti? Certo che no, ovviamente. Peserai sì e no 200 kg. Dunque, sono in una stanza di un bambino. Senza bambino. Ed è piuttosto strano. Scale a chiocciola. Cosa c'è qua sotto? Qualcosa di interessante. Buio. Pericoloso, bruttissimo buio. La mia curiosità è andata a farsi fottere, quindi direi di tornare su. Ah! Istruzioni per il gioco. Stavo cominciando a chiedermi quando iniziasse. A quanto pare qui non si parte, che c'è già il Midnight Man e dobbiamo fare tutto noi. Prerequisiti, candela, la porta principale d'ingresso che deve essere di legno, rigorosamente di legno, una goccia del tuo proprio sangue, quella cosa non è che mi vada proprio a genio, un pezzo di carta e i fiammiferi. Sì, credo che matches siano i fiammiferi. Step 1. Scrivi il tuo nome completo, bla bla bla, sul pezzo di carta e poi impregnalo con il sangue, con la goccia di sangue. Vabbè, insomma, per farla in breve perché conosco già la creepypasta, dobbiamo scrivere il nostro nome completo sul foglio di carta, impregnarlo con il nostro sangue, poi metterlo davanti alla porta d'ingresso e quando scocca la mezzanotte dobbiamo bussare 22 volte? Poi spegnere e riaccendere la candela e quel pezzo di merda bastardo figlio di puttana sarà in casa nostra. Perfetto. Bellissimo. Allora, mi servono delle... Ah, ok, gli oggetti richiesti. La candela, che è ovvio. I fiammiferi e quello mi sembra un coltello. Adesso devo anche stare qui mezz'ora per cercare la roba. Oddio, i cereali? I Kellogg's cos'erano? Facciamo colazione con l'uomo di mezzanotte? Facciamo colazione con l'uomo di mezzanotte? Midnight Man? Facciamo colazione? Mangiamo i toast qua assieme? Con il cappuccio? Non lo so. Benissimo, benissimo. Ci abbiamo tutto quanto. E che cazzo devo fare ora al foglio di carta? Che penso che sia questo. Devo scrivere il mio nome. Allora, B... Sì, dopo un quarto d'ora compare la lettera. Big House. Nome completo. Ok, ora... Come faccio a... bagnare di sangue il foglio? Ah no, ok, è così che si equipaggia la roba. Il gioco non ti dice niente, però. Vabbè, no. Esci. Come si fa ad uscire? Ok. Prendo il fogliaccio e lo devo mettere davanti la porta principale, che non so qual è.
Forse quella? Probabile. Non so, magari va bene qualsiasi porta, però preferisco usare questa. E devo spegnere le luci, perfetto. Niente di più semplice, niente di più inquietante, niente di più sbagliato. Mancano 2 minuti a mezzanotte. Candela ce l'ho in mano. Anche questo si fa così. Oddio, cos'è complicato! Devo... No, non dirmi che... No. Come... Come diavolo... Oh, ma... Cioè, non... Perché non lo accende? Ah! Oh, era ora! Ne ho sprecati una cinquantina! Ricordandomi di The Midnight Man, quel bastardo spegneva la candela ogni 3 secondi... Mezzanotte. Oddio, cosa va veloce il tempo? Ok, andiamo. Inizia il gioco. Devo bussare, giusto? Ah, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 20, 21, 22... Spegni e riaccendi subito. Vai, riaccendi subito. Forza. Fuzz, fuzz, fuzz. Benissimo. Midnight Man? Ci sei? Ci sei, Midnight Man? Dove sei? Benvenuto in casa mia. No, non è vero. Mi stai sul cazzo. Ci rincontriamo, Midnight Man. Ti ricordi di me? Mi hai fatto soffrire un casino l'ultima volta che ci siamo visti. No! No, no, non di già! No, 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 accendi, accendi, ti prego! No! 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 Già così? Cosa? Cos'è sta menata? Vabbè, grazie, l'avevo capito che avevo fallito il gioco. Non ci sono arrivato, guarda. C'era bisogno della scritta. Big house. Ok, it's a big house. With lots and lots of rooms. Che bastardo. Proprio un pezzo di merda. Appena inizi il gioco, tac, ti spegne la candela. E via. Non ho più fiammiferi perché li ho buttati tutti via. Midnight Man? Sei in cucina per un toast? Midnight Man? Midnight Man? Uomo di mezzanotte, yuhu, sei qua? Corro. Corro per tutta la casa, ma non ti trovo. No! 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 No, sono fottuto. Sono fottuto perché non ho più un cazzo, vabbè. Ma tu... Ti uccido! Ti odio, bastardo figlio di merda! Altri fiammiferi, benissimo. Midnight Man? Sei in casa? Non ti sento, non ti trovo. Eccolo! No, no, non bisbigliare, non bisbigliare. Accendi sta merda. Accendi. Vai! Vai, vai, vai! Ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta! Bene, bene, figlio di troia. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Come va? Come va? Mr. Cuddle? Mr. Cuddle? Basta! Basta, ti prego, fa che duri. Fa che duri. Sì, sì. Pezzo di culo. Mr. Cuddle? Mr. Cuddle, ho bisogno di te. Mr. Cuddle? C'è il Midnight Man. Aiuto. Mr. Cuddle? Ho bisogno. Mr. Cuddle? Mr. Cuddle? Bisbigli, sussurri. Via di qui. Dov'è? No, lo sento! Lo sento, sento, si sente, via, 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 via di qua. Quando sento i bisbigli vuol dire che è vicino. Proviamo ad andare nel sotterraneo. Così vedo un po' cosa c'è. In questo... Sta piovendo? Sta piovendo nel sotterraneo? C'è proprio l'aria del posto sicuro. E privo di pericoli. Vediamo se c'è qualche fiammifero. No? Niente? Dov'è che perde? No! Cos'è stato?
Oddio, ho sentito un verso strano. Stai lontano da me. No, 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 no. Ok, ok, va bene. Non perdi tempo, eh. Non perdi tempo. Cane rognoso, no. No, 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 no. Accendi, accendi. Devo risalire, tu stai pure là. Dove stai? Bla, bla. Ancora quel suono. Ancora bisbigli. Piantala. Piantala, non mi piace. Mr. Cuddle? Sai dove sta perdita? Ah, sta effettivamente piovendo. Mr. Cuddle? Aiutami, ti prego. Ci sono cose strane. No! Non di nuovo! No, 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 ti prego, ti prego! No, aspetta, ho sbagliato! Vai! Vossoli! La 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 la! Vai, gioca con l'Xbox! O la Wii, come ti pare? Ci sono altri fiammi? Che cazzo era? Cos'era? Ok. Prendi pure qualcosa dal frigo! Cos'era? Ah no, la pioggia, ok, mi sembrava una faccia. Mi era sembrato di vedere una... No! No! No, no, non si fanno queste cose qui! Andiamo in cucina, andiamo in No! Cucina non è una buona idea. Allora, accenditi bene. Vai, accenditi bene, benissimo. Vuoi un toast? Ti preparo un toast? Vado di sopra perché non vedo altre cose. Magari ci sono dei fiammiferi. Ci sono dei fiammiferi. Oddio. Suoniamo un po' il piano? Ti piace il piano? Eh? Non dirmi che devo sopravvivere fino alle 3:33. Ah no, ok, è già passata mezz'ora. È già passata mezz'ora, sono positivo. Sono molto positivo. Positività è la risposta a tutto. Altri fiammiferi? Visto che li spreco come... Nelle camere da letto si infila Mr. Caddo. Ho bisogno di un consultino. Ti prego, proteggimi. Proteggimi dall'uomo cattivo. Perché? Perché ho fatto tutto quello? No! No! Cos'è? No! Ho visto una mano! Ho visto una mano! Ho visto una mano! Ho visto una faccia di merda! No, no, no! No! No, 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 no! Pezzo di culo! Pezzo di culo! Ce l'hai fatta! Dov'è sta roba? Cos'è? Cos'è? Cori angelici? Cos'è? Devi andare! Succedendo? Non voglio. Cosa sta succedendo? Non voglio morire. Per favore, Mr. Cuddle. Allegria! Mi sono rotto i coglioni! A malincuore ci riprovo un'altra volta, perché farlo finire così vuoi veramente farmi incazzare. And you are so beautiful to me. And you are so beautiful to me. And I see you, midnight man, midnight man for you, midnight man, midnight man. Via 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 via
È qui! Oppure no? Pronto? Telecom Italia? Sì! C'è un fantasma nella mia casa! Via! Via di qui! Via! Col cazzo che rispondo! Telecom Midnight Man che sia! Mr. Cuddle, prendi te la cornetta! Mondial Casa ti aspetta! Dove vado? Di qua? Torno qua? Sento ancora bisbigliare! Via! No, 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 non di nuovo, non di nuovo, non posso cadere di nuovo nello stesso trucco. No, via, 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 veniamo di qua che è meglio. Oddio, mi ha chiuso dentro? No, ok, ce l'ho fatta. Mi ha chiuso la porta in faccia, come si è permesso? Adesso vado in bagno, mi prendo il mio momento di intimità. Magari guardo se c'è qualche fiammifero, anche se in bagno non credo. È abbastanza improbabile. Mr. Cuddle, hai dei fiammiferi? Mi servono. Mr. Cuddle, ti prego, dimmi che hai dei fiammiferi, aiutami. Aiutami. Aiutatemi anche... Orso polare! No! Ecco, sono fottuto. Non perde mai occasione di spegnermi la candela, sto qua. Cos'è, adesso devo cantarti tanti auguri a te? Tanti auguri a te! Tanti auguri a te! Tanti auguri, fantasma di merda! Poi non ti lamenti. I've lost myself in the midnight. Ho perso me stesso nella mezzanotte. Ok. Forse è per questo che ti chiamano così, quindi, no? L'uomo di mezzanotte, perché ti sei perso a mezzanotte. Hai bisogno d'aiuto? Ma col cazzo che rispondo. Figurati. Saranno sempre quelli là, o Telecom o Teletu, che mi chiamano per la nuova offerta, o... Beh, può anche darsi che siano le compagnie lì, con... le compagnie che cercano di vendere o comprare casa. Sa se c'è qualcuno che vende un appartamento nei... Cos'è quello? Che cazzo sta succedendo? Wow! Cos'era? Ah! Odio questa casa. Odio quella... No! No, 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 ok. Avevo detto che potevi suonare il piano, ma non in que... No! 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 Ora va meglio. Mi ci voleva dopo questa sudata. Sudata perché? Se dobbiamo fare un confronto con il gioco di prima, The Midnight Man, la grafica è migliorata, questo senza ombra di dubbio. Però ci sono alcune pecche, come la storia di andare in giro per casa a cercare gli occorrenti per il rituale. Ci metti mezz'ora, poi ogni volta che ricominci è tutto a random, quindi sono in un altro punto invece che l'altro. Ci sono state anche delle volte che non c'era un cazzo. Poi il gioco è già difficile di per sé, la storia dei fiammiferi... No comment. Questo horror per metà mi ha fatto spaventare, mentre per l'altra metà mi ha fatto incazzare di brutto per quei motivi che vi ho già detto. E niente, in sostanza, tanta tanta ansia. Bene, fatemi sapere che ne pensate di questo horror. Vi ricordo che c'è il link in descrizione per scaricarlo e anche quello relativo al video del Midnight Man che ho giocato mesi fa, non perdetevelo. Prima di concludere volevo assolutamente ringraziarvi, sì lo so, vi dovete sorbire ancora i miei ringraziamenti perché... perché abbiamo passato un sacco di momenti fantastici assieme e questo è il numero 100. Ovviamente non sono 100 gli horror che ho affrontato fino adesso, ma con questo saranno 100 video da quando ho iniziato la mia avventura per giocare ogni horror game possibile. E sono momenti preziosi, sono ricordi preziosi passati insieme a voi, trascorsi insieme a voi, che davvero mi terrò davvero nel cuore perché sono trascorsi proprio insieme a voi. E tutto questo tempo siamo cresciuti assieme e
mi avete supportato, siamo andati avanti ad affrontare tutti questi giochi, siamo arrivati a 100 video, non è proprio un ringraziamento per gli iscritti, però sono sempre 100 video, e davvero i più sinceri ringraziamenti. Ok, non voglio dilungarmi troppo, ricordatevi di iscrivervi, ci becchiamo al prossimo horror. Ciao a tutti vicini di casa!